Salve a tutti cari Nikonisti, oggi vi voglio parlare delle ultime novità di Nikon. Si tratta di due obiettivi per la serie Z, il 50mm f1.2 e il 14-24 f2.8. Due obiettivi sicuramente molto interessanti, andiamo ad analizzarli più nel dettaglio. Parto a parlarvi del 50, anche se secondo me la vera bomba è il 14-24. Allora, vediamo un po' questo 50 1.2. È già stato criticato per le sue dimensioni decisamente importanti. La critica ovviamente è quella che le mirrorless dovrebbero essere piccole. Sì, le mirrorless sono piccole, ma le ottiche buone no. Quindi questo obiettivo è grosso, è abbastanza pesante, ma neanche troppo, perché se noi andiamo a vedere quanto pesa effettivamente, andiamo qui nelle caratteristiche tecniche, scusate la velocità di scorrimento, vediamo che pesa 1090 grammi. È vero che è parecchio pesante, ma non è tanto più pesante di un Sigma Art 1.4. E quindi diciamo che il suo peso non è così eccessivo. 1,90 grammi per un obiettivo così luminoso e così ben progettato sicuramente non è tantissimo. Perché dico così ben progettato? Perché gli obiettivi della serie Z hanno dimostrato finora di essere veramente fatti molto molto bene. E sono certo che un obiettivo di questo calibro e di questo costo sicuramente è progettato a regola d'arte. Il fatto di avere un tiraggio molto corto permette di creare obiettivi che non hanno problemi da bordo a bordo. Questo è dovuto al fatto proprio che le lenti posteriori dell'obiettivo sono molto più vicine al sensore, quindi possono essere, oltre che più vicine, anche più grandi, grazie ovviamente alla baionetta, e quindi la proiezione dell'immagine è più planare, ed è più facile, tra virgolette, costruire obiettivi di altissima qualità con questo tipo di baionetta. Caratteristiche salienti dell'obiettivo? Beh, sicuramente il fatto che è il primo autofocus di Nikon su un obiettivo 1.2 di apertura. Qui troviamo altre informazioni sull'obiettivo. Vediamo che ha due sistemi antiriflesso che probabilmente non sono applicati contemporaneamente sulla stessa lente. Alcune lenti avranno il sistema Arneo e altre avranno il sistema, diciamo, più classico, tra virgolette, nano crystal coat. Immagino che non tutte le lenti abbiano un nuovo sistema di coating, perché probabilmente funziona meglio in alcune condizioni, quindi su alcune lenti, e meno bene su altre. Quindi probabilmente è stato scelto un sistema piuttosto che l'altro per le varie lenti all'interno dell'obiettivo, in modo da ottimizzare proprio il sistema antiriflesso generale, poi complessivo, diciamo, dell'obiettivo. Qua ci sono delle frasi che non hanno nessun senso, ma va bene così. La profondità di campo ovviamente è minima, questo cinematografica non vuol dire niente, però la profondità di campo è veramente minima, sembra avere un dettaglio molto molto elevato e mi immagino che sia così. Come è costruito l'obiettivo? L'obiettivo sembra costruito tutto in metallo, molto solido, perlomeno questa è l'impressione che dà. Ma immagino che sia così, visto che comunque gli obiettivi delle serie Z sono costruiti molto molto bene. Vediamo dettagli di come è fatta l'ottica, quindi delle scritte, del display che ci permette di vedere varie cose, quindi ci permette non solo di vedere l'apertura o la distanza di messa a fuoco, ma anche la profondità di campo, la sensibilità ISO, eccetera. Con questo tastino qui possiamo cambiare quello che vediamo a monitor. A me il display non piace tantissimo, è una cosa che trovo un po' fredda su un obiettivo, però potrebbe essere effettivamente comodo. Non ho mai provato un obiettivo Nikkor con questo tipo di display. Dico, magari è una cosa buona, però a me sinceramente non fa impazzire da vedere. Ci sono anche altri tasti funzione, un tasto funzione sull'obiettivo che può essere chiaramente programmato come preferiamo dalla macchina. Ci sono un po' di immagini ad esempio, ma è chiaro che da queste immagini qui non si può evincere più di tanto. Nella confezione vediamo che c'è una custodia, c'è il paraluce classico e i tappi, insomma niente di particolare. Mentre vedremo dopo sul 14-24 c'è una cosa particolare per gli accessori inclusi, che è sicuramente interessante. Altro da dire poco, credo che sia un'ottica molto molto interessante, staremo a vedere il prezzo in Italia, ma temo che sia decisamente importante. Passiamo al 14-24. 14-24 secondo me è la vera bomba di questa presentazione. Non che l'altro non sia un buon obiettivo, ma questo secondo me lo è ancora di più. Noi sappiamo che Nikon sui grandangoli da sempre, proprio storicamente, va veramente forte. Il 14-24, quello per Nikon F,
ha avuto un enorme successo, era visto benissimo da tutti quanti. Io ho conosciuto gente che è passata da Canon a Nikon solo ed esclusivamente per i 14-24. Quando è uscito non c'erano alternative, era veramente il migliore. Tutt'oggi è un ottimo obiettivo, veramente, veramente top. Questo qui è ancora migliore. È migliore per due motivi. Il primo motivo è che la costruzione di questo tipo di obiettivo, quindi di un grandangolo, è avvantaggiata tantissimo dalla baionetta corta, quindi dal poco tiraggio. Questo perché? Perché si può avere una lente posteriore più vicina al sensore e quindi un'omogeneità di resa migliore dovuta alla planarità migliore della proiezione. E il tiraggio corto invece non dà tanti vantaggi sui teleobiettivi, dove questa cosa non serve fondamentalmente a nulla. Può dare dei vantaggi perché comunque c'è più libertà operativa, quindi chi progetta l'ottica ha più scelta, però effettivamente non è così vantaggioso avere un tiraggio corto. Però sui grandangoli invece è molto vantaggioso. Questo obiettivo quindi, grazie al tiraggio minore, ha una qualità maggiore, l'ho visto dai grafici MTF che non vi faccio vedere perché non mi ricordo dove li ho visti. Andiamo a vedere quanto pesa questo obiettivo, pesa solo 650 grammi. La versione precedente, tra virgolette precedente, perché in realtà era tutto un altro obiettivo completamente diverso, l'unica cosa in comune era l'apertura e la focale, ma proprio lo schema ottico è diverso, pesava più di un chilo, mi sembra, o 950 grammi, una roba del genere. Quindi c'è una bella riduzione di peso e questo è sicuramente molto molto interessante. Un'altra grande riduzione di peso si avrà con i filtri, perché questo obiettivo ha una chicca incredibile, che è uno di questi due paraluci, non so quale esattamente, penso l'HB96, perché questo paraluce permette di montare dei filtri da 112 mm. Quindi noi possiamo montare un filtro anteriormente all'ottica senza nessun problema e soprattutto non abbiamo bisogno di quei filtri a lastra molto grandi, tutti quegli holder pesantissimi, ingombranti e costosissimi, e quindi si risparmierà un bel po' di peso anche di filtri, perché i filtri pesano parecchio. Inoltre è molto pratico, perché noi possiamo montare, vedete, questo paraluce con il filtro e poi smontare tutto assieme, paraluce e filtro assieme, e montare il paraluce normale, quello classico, senza il portafiltri. In questo modo si è molto veloci. Magari uno che fa tante fotografie con i filtri, usa tante cose diverse, magari compra anche due di questi paraluce, in modo da avere già montati alcuni filtri, senza stare a svitare e svitare ogni volta. Ed è sicuramente una manna per chi fa fotografie di paesaggio. Questo è veramente top. A quanto c'è scritto qui, c'è anche un alloggio posteriore per utilizzare altri filtri. C'è scritto filtri a colori in gel. Filtri a colori è una frase che non so che cosa voglia dire. Comunque, il fatto di avere un alloggiamento posteriore è sicuramente interessante, soprattutto per chi fa video, perché si potrà mettere, per dire, un filtro ND nella parte posteriore, e mettendolo nella parte posteriore si evitano tanti problemi di riflessi, quindi non sarà necessario comprare un filtro che ha un sistema antiriflesso molto avanzato, basterà un filtro qualsiasi, lo mettiamo sul dietro dell'obiettivo e abbiamo un filtro ND. Per girare video è sicuramente una grandissima bomba. Quindi questo obiettivo, secondo me, è veramente interessantissimo. Il suo prezzo pare che sarà parecchio alto, sarà sopra i 2000 euro. Consideriamo però che il corrispettivo di Sony, che parte sì da 12 mm, però costa più di 3000 dollari, 3000 dollari euro non mi ricordo sinceramente, quindi diciamo che è in linea con i prezzi di mercato. Sicuramente il prezzo si abbasserà col tempo, quindi diventerà appetibile. Per un professionista questo è un obiettivo assolutamente da comprare, ma è un obiettivo da comprare anche per chi fa fotografie di paesaggio. Sicuramente un obiettivo top, bomba. Ricordo a tutti quanti che è attivo il nostro concorso Nikonisti. Abbiamo semplificato la procedura per iscriversi. Prima bisognava mandare una mail, mandare una fotocopia dei documenti, tutta una roba complicata. Adesso abbiamo fatto questa paginetta che è postata sul mio sito web personale per questioni di comodità, dove è possibile iscriversi molto più facilmente. Inoltre vi ricordo che c'è anche il concorso YouTube, dove non dovete mandare foto, ma basta iscriversi al canale YouTube e commentare un video a caso con la scritta Nikonisti su YouTube. Leggetevi il regolamento per capire come funziona effettivamente questo concorso, perché è un concorso fotografico, non è un giveaway. Sembra un giveaway, ma è un concorso fotografico. Leggete il regolamento. Io vi consiglio di partecipare perché si possono vincere dei bei premi che sono offerti da Fotocolombo SRL, un negozio di fotografia
che esiste da una vita, penso 40 anni, forse anche di più, ed è un negozio di Lecco. Loro sono super professionali, hanno i migliori prezzi per il Nital, infatti io il Nital lo compro solitamente da loro perché è decisamente interessante come prezzo, insomma sono migliori degli altri. Non ci pagano per fargli pubblicità, quindi loro hanno messo solo i premi, quindi questo concorso lo facciamo io e gli altri amministratori del gruppo Nikonisti e non ci guadagniamo assolutamente niente. È una cosa così che vogliamo fare giusto per tenere attiva la nostra community di Nikonisti e darvi un qualcosa da fare, così partecipate al concorso e avete uno sprono per fare delle buone fotografie. Il soggetto del concorso, insomma il tema del concorso è le tracce dell'uomo. È un tema che forse sembra difficile, ma non è difficile perché le tracce dell'uomo è un po' tutto e un po' niente. E noi valuteremo anche la vostra interpretazione di questo tema, perché un'interpretazione creativa di questo tema, ovviamente si deve capire che sono le tracce dell'uomo, non potete mandare una foto che non si capisce che cos'è e dire che quelle sono le tracce dell'uomo, bisogna capire il collegamento con il tema, chiaramente, però dà molta libertà creativa, quindi potete interpretare come volete questa cosa delle tracce dell'uomo e mandare le vostre fotografie più belle. Potete mandarne fino a un massimo di due, cercate di non farle troppo pesanti perché sennò il sistema non funziona. Purtroppo con questo sistema qui abbiamo un limite massimo di 10 mega a fotografia, con l'altro sistema erano 15, però purtroppo per motivi tecnici ho dovuto limitare il peso del file totale. Bene, credo di avervi detto tutto, ricordatevi di iscrivervi a questo canale YouTube, di mettere mi piace a questo video e soprattutto di seguirci anche su Facebook. Arrivederci!